farò un'altra cosa che vi accennavo prima, ma non mi va di farla, però insomma la devo fare per contratto, che è un pezzo sui vegani. Sui vegani, perché oggi se sei un comico e non fai almeno un pezzo sui vegani, non sei nessuno, insomma, quindi lo faccio. Ho trovato questa immagine qui su internet, non so se si vede bene. È una lista dei vegani famosi, trovata su internet, penso che sia ufficiale, insomma. Ci sono vari personaggi storici, se non li vedete. C'è per esempio Albert Einstein, no, qui, scienziato, insomma, E uguale MC2, quelle cose là. C'è George Bernard Shaw, che in realtà non so bene chi sia, ma dalle fattezze penso che sia il vecchio della pala di Mamma ho perso l'aereo, però non so perché sia qui con loro. E poi c'è Gandhi, beh, magro indiano, c'è Tolstoi, russo, Voltaire, noto omosessuale, Platone, un altro omosessuale. Tesla, la lampadina, le cose, la luce, e Leonardo da Vinci, un altro omosessuale. Insomma, tutti i personaggi, diciamo, che nel bene e nel male hanno un po' migliorato la qualità di vita di noi esseri umani, hanno fatto fare dei passaggi in più, e appunto vegani che hanno fatto del bene a noi esseri umani. Tutti tranne forse George Bernard Shaw, che alla fine ha fatto semplicemente un piccolo ruolo in un film per bambini degli anni 90, però vabbè, vegano, pure lui. E quindi guardando questa lista pensavo forse anche io devo diventare vegano, insomma, se è così che funziona, e mi stavo anche quasi convincendo, finché poi cercando su internet non mi sono imbattuto invece in quest'altra lista, che invece è la lista degli onnivori famosi. C'è Blanca, sì. Onda. Gullit. Goku, vabbè, sì, tutti. C'è anche Licio Gelli qui. Onnivoro comunque, che volete. Vabbè, questo era solo per dire che comunque vinciamo ancora noi. Vinciamo ancora noi. Ecco, questa era la cosa. E mi piaceva perché in realtà mi piace più che altro per fare questo gesto qui che ho fatto, insomma, per questo così, perché mi fa sentire un prestigiatore. E dico prestigiatore e non mago, perché comunque Gandalf è un mago, no? No, Silvan, cioè non è che vai a Mordor contro Sauron e fai te pesca una carta, no? Devi fare le magie, insomma.